E qui vedete le prime relazioni dove, dove c'è, che ripetono proprio quelle di immediato contatto, sono dentro diciamo quest'area rosso scuro, e sono la discarica esistente, quella che puzza sempre quando si arriva a Firenze, l'inceneritore dei compostaggio, quello che vogliono fare, il centro logistico Esselunga, perché poi questa è un'altra cosa da dire. L'arrivo dell'aeroporto richiama altre strutture che, per cui non rimane soltanto, come dire, l'area occupata dalla pista in sé, ma tutto intorno nascono una serie di attività che non c'entrano nulla. Già, poi figuriamoci se ci vuole un altro supermercato dell'Esselunga, proprio non mi sembra che la città abbia bisogno di questo. E poi tenete presente che chiunque fa un'opera, che sia la stazione sotterranea, che sia l'aeroporto, vogliono tutti fare poi dei grandi centri mercantili, come se questa fosse la necessità di Firenze, non lo so, così il centro storico viene totalmente svuotato. Benissimo, andiamo avanti, questo poi è il nuovo aeroporto, il 5, voi vedete quest'asta, poi la lottizzazione di Castello, i carabinieri, i centri commerciali e le autostrade. Ecco, questo quindi è l'impatto immediato che, con tutte le cose che ci sono intorno, particolarmente pesante è il rapporto con l'inceneritore, che voi sapete è l'altra grande cosa contro la quale noi cerchiamo di far capire l'assurdità di questo tipo di opera, perché ci sono tutte le condizioni, molti studi l'hanno dimostrato, molti studiosi l'hanno detto e ripetuto, tutte le condizioni per fare una raccolta differenziata di alto livello, che rende inutile l'inceneritore, non solo, ma che recupera tutte le materie della raccolta differenziata, riutilizzandole in maniera molto utile e molto anche economicamente vantaggiosa. Per cui fare quell'inceneritore è completamente sbagliato, perché tra l'altro occorre avere un grande investimento, che in realtà è la vera motivo per cui si vuole andare a fare l'inceneritore, cioè è la logica della grande opera: più l'investimento è alto e più l'opera sembra necessaria, mentre invece qui è esattamente il rovescio. Si potrebbe avere, tra l'altro ci sarebbe possibile disporre di una grossa quantità di compost, che è estremamente utile per riqualificare i territori della piana, che sono malati. Cioè la piana in questo momento non è un luogo dal punto di vista agricolo molto produttivo, ha bisogno di un risanamento, e il compost sarebbe proprio la sua utilizzazione. Che vedete, ci si potrebbero cominciare a chiudere dei cicli estremamente interessanti, solo che non si vadano a fare delle opere inutili. Allora, quest'area, chiamiamola rosa, invece, come vedete, è l'area subito immediatamente interessata. E c'è il polo universitario, tutto il complesso dello Smannoro, la parte di Novoli e il sud di Sesto. Allora, questa area qui diventa, come dire, la prima area di relazione di questo sistema, ed è molto compatto, perché questo diventa un nucleo fortissimo, Smannoro con l'università, carabinieri e tutta questa cosa insieme diventa una struttura pesante, un nucleo che poi, come vedremo, diventa un nucleo di attrazione per tutti gli altri sistemi. Sesto, Calenzano, Capalle, Campi, San Piero a Monti, Peretto, La Piaggia e Novoli. Tutto questo territorio a questo punto diventa semplicemente un'area di contorno dell'impianto. Un'area di contorno, e che cosa provoca? Io non so, insomma, tutti voi penso siete stati
più di una volta a Campi, a Sesto, anche a Calenzano, anche a Peretola, e in questi ultimi anni questi comuni hanno cercato di riqualificare le periferie e ridare a tutta la popolazione che ci sta un, come dire, una condizione di vivibilità un po' più alta, anche perché poi la città di Firenze si è svuotata e tutti sono andati in queste aree intorno, e c'è uno sforzo dei comuni, qualcuno riuscito, qualcuno no, insomma, però insomma si sono sforzati di migliorare la qualità della vita di queste persone, pensando di arrivare a fare la città metropolitana, dove non solo Firenze ma anche tutta la sua periferia diventava una struttura interessante e importante. Con questa operazione questi territori vengono retrocessi a periferia di secondo livello o anche terzo o quarto, anche perché intorno hanno rumori, hanno una condizione di vivibilità pesante, ma poi lo vedete da soli. In questa maniera, come dire, è evidente che tutta quest'area qui intorno a questo fenomeno, metteteci gli aeroplani che vanno su e giù tutto il giorno, se sono a maggior ragione loro dicono che ci sarà solo, che l'aeroporto sarà monodirezionale. Io ho i miei dubbi, però non è possibile una cosa di questo genere. Poi si vedrà che succede se non lo è. Ma anche se fosse monodirezionale, questi se lo beccano tutti. Non c'è niente da fare. E in più i pratesi, perché per ora non si fa. Io non ho fatto ancora entrare in gioco i pratesi, che poi anche loro entreranno dentro questo meccanismo. E quindi questo qui è come, diciamo, in una certa misura qua si crea un blocco forte, potente, per quello che ho detto prima, e intorno c'è una periferia, e si torna indietro, cioè tutti questi posti vengono declassati, stanno nelle periferie. Ma ora vediamo cosa succede con il centro storico e con la città. A questo punto voi lo vedete benissimo, questa è, qua si legge Firenze, qua c'è Sesto, il Polo Universitario, lo Smannoro, Peretola, Campi, San Piero, Cavalle, Calenzano. A questo punto voi vedete che l'aeroporto diventa un elemento che come direttamente legato alla città, cioè non c'è nessuna intervallo, quest'area che doveva essere l'area ambientale di respiro di questo sistema viene tutta asfaltata e cementata, tra l'altro con un effetto di consumo del suolo pazzesco. È inutile che il piano regolatore mi venga a dire che ha consumo di suolo zero e che i volumi sono zero. Come si diceva già l'anno scorso, i volumi saranno anche zero, ma i metri cubi sono tantissimi dentro la città. E qui però siamo ancora più oltre, perché vedete che questo qui diventa un organismo che sta dentro il sistema, e in più anche dimensionalmente è più grande del centro storico, e questo si sbilanciano tutti i rapporti. Il centro storico, che finora era, come dire, il motore di questo sistema, viene surclassato da questa nuova struttura che c'ha intorno la corona delle nuove periferie e che opprime la città. Diventa il vero centro di tutto questo sistema. L'asse Novoli-Aeroporto diventa il baricentro di questo sistema. E in più, questo poi è un'altra considerazione, voi direte non c'entra con l'aeroporto, ma in qualche misura c'entra. Siccome tutti abbiamo visto anche sulla stampa recentemente che il centro storico sta per diventare una macchina finanziaria, sia con le vendite che sono state fatte, perché a pochi passi da qui tutto il gruppo intorno a Santa Maria Nuova, che era della Cassa di Risparmio, è stato venduto a una grande impresa multinazionale,
non so, pensiamo alla Costa San Giorgio, pensiamo a Via Palazzuolo, insomma tutte quelle situazioni, e piano piano bisognerà stare con gli occhi molto aperti, perché anche San Salvi e altre zone potrebbero andare a finire in questa stessa direzione. Allora, mentre questa zona centrale subisce queste grandi trasformazioni, e di fatto l'area di Firenze diventa una macchina per fare quattrini, e il fatto anche di aver affidato gli Uffizi a degli impresari della cultura, fa parte di tutto questo discorso, ed è legata con l'aeroporto. L'aeroporto serve quest'altro tipo di trasformazione, però al limite secondo me diventa questa la centrale di comando, l'area di Napoli e dell'aeroporto, e questa semplicemente una macchina dove c'è una parodia della città, cioè la città vende se stessa in maniera assurda. Vabbè, non facciamo i soliti paragoni, ma insomma poi qui ci sarebbe anche Dante, che già ai suoi tempi diceva che la città era svenduta, prostituita e cose simili. E quindi di fatto purtroppo siamo ancora a quel punto lì, ma con molto più pesante. Allora voi capite che questa è una situazione drammatica, cioè le persone che girano così tutte contente per Firenze non si rendono conto dove vengono trascinate. Ho chiamato l'imprevista e ipertrofica città metropolitana, cioè io ho la sensazione che tutti noi ci troveremo una cosa che non ci si aspettava, cioè quando si parla di Firenze e anche della città metropolitana di Firenze si immagina appunto che ci sia una città che è diventata più ampia e c'è un certo governo, ma invece da come la vedete è un'altra cosa, cioè se si sposta il centro e diventa questo qua il centro, il Napoli aeroporto, la città non è più lo stessa. Allora la città metropolitana, sulla quale ci sarebbe tanti ragionamenti da fare, in realtà è questa macchina micidiale, è una vera e propria macchina che produce un'organizzazione diciamo del traffico e di quant'altro e della città. Cosa succede a questo punto? A questo punto succede che tutto questo sistema è completamente separato dal suo ambiente. Il rapporto con le colline, con l'Arno, la pianura non c'è più, cioè no, gli vengono levate le elementi per poter sopravvivere, e questo è gravissimo, cioè la città metropolitana parte da Rovezzano e finisce alla chiesa della sua strada, e in mezzo ci sono tutte queste nuove condizioni pesantissime che levano la possibilità di sopravvivere a tutta la popolazione. Secondo me un'operazione veramente irrazionale, senza nessuna logica, pesantissima. Vediamo, rimesso insieme tutti i passaggi, anche come i colori, quindi quello di partenza, le periferie in questo verdolino, la città di Firenze e anche Prato, perché poi Prato sarà quella che subisce più di tutti il traffico dell'aeroporto. E quindi dobbiamo immaginare, al di là delle province che non contano niente, in realtà la città metropolitana è questa struttura qui. Allora voi capite che, vabbè, ognuno poi si sforza, insomma, a mio avviso, in un rapporto che ho fatto, e io spero che a questo punto anche il gruppo del CNR che sta preparando ancora ulteriori osservazioni, io gli ho trasmesso tutte queste cose, che le accolgano, e se no le manderemo noi all'ultimo giorno. Insomma, facendo un po' di riferimento ai dibattiti contemporanei, ho detto che questo è una specie di buco nero che assorbe tutte le energie di tutto il sistema e lo sprofonda in una situazione terrificante. A questo punto che si fa? A questo punto niente, bisogna rendersi conto che questa è la strada dove ci vogliono portare, cercare di difenderci, magari, ora se questo lo faremo con i gruppi della Piana, correndo a presentare un controprogetto, anche se può essere
difficile, però per far capire che c'è spazio, e però rendersi conto di questo. Cioè, andate a visitare quel padiglione dopo che avete visto questa cosa e vi rendete conto, come dire, dell'abisso, eccetera, queste valutazioni.